Una scuola che ha ripercorso il passato, il presente e che guarda al prossimo futuro. È l'Isis Valdarno che questo sabato, 19 gennaio, all'auditorium di Banca del Valdarno ha ritrovato i diplomati dello scorso anno scolastico e incontrato ex alunni diplomati nel 93, 98, 2003, 2008 e 2013. Sono proprio loro a raccontarsi attraverso la loro storia presso i tre istituti di cui fa parte l'Isis Valdarno e dei loro traguardi lavorativi raggiunti. Abbastanza bene, ho avuto compagni molto simpatici, professori bravissimi. Sono diplomato nel 2013 all'ITI in chimica e attualmente svolgo la mansione di controllo qualità presso la Louis Vuitton di Incisa Valdarno. Mi sono trovato molto bene all'ITI, è una scuola che rifarei molto volentieri perché ci sono dei laboratori, ci si fa delle prove pratiche oltre che teoriche e quindi lo rifarei molto volentieri. Mi sono diplomato anch'io nel 2013 e faccio il consulente informatico per un software di analisi cliniche. Tra gli ospiti della giornata anche il presidente della provincia di Arezzo Chiassai Martini, il sindaco di San Giovanni Valdarno Viligiardi e la consigliera regionale PD Vadi, oltre che al dirigente scolastico Pierazzi. Il presente è un riconoscimento, un nostro grazie agli studenti che lo scorso anno si sono distinti nel corso degli esami di Stato. Il passato è rappresentato da questa simpatica e ricca di significati rimpatriata di coloro che si sono diplomati a quelli che un tempo erano l'ITIS, ragioneria e le professionali, e il futuro è rappresentato dai ragazzi che saranno in platea, che tra l'altro proprio ieri hanno appreso le novità del loro esame di Stato e che tra un anno si cimenteranno nella prova che li vedrà concludere il percorso di studi all'interno del nostro istituto.